Un campo da calcio a 7 in erba sintetica, una superficie attrezzata per la pallacanestro e la pallavolo, una pista per la corsa, un campo da bocce, un'area giochi per bambini e una ludico-ricreativa, oltre che uno spazio per praticare il ping pong. A completamento dell'opera poi sono state costruite una piccola tribuna da 99 posti per gli spettatori e la copertura per il campo da bocce, il tutto in un'impronta green e con un investimento dal bando Sport e Periferie 2020 e PON Metro da 2,3 milioni di euro. Prende sempre più forma l'impianto sportivo comunale Leo dell'Acqua a Carbonara, che sarà completato entro l'estate. L'opera comprende anche l'installazione degli arredi e di un impianto fotovoltaico, un nuovo impianto di illuminazione e una viabilità della zona rinnovata con 32 nuovi posti auto. I lavori sono praticamente conclusi, è soltanto da completare la strada di accesso. Oggi il sopralluogo è legato al fatto di comprendere con le associazioni se tutto ciò che abbiamo realizzato è diciamo per loro sufficiente o è necessario fare eventualmente qualche piccolissima modifica. Quindi per quanto riguarda noi, il tempo per portare finiti i lavori si può quantificare in una quindicina di giorni.